D'accordo, sì. Per esempio, lei è la numero uno. Molto con lei, altre. I'll break through, we can take a look, it's so strong.
gli ospiti di questa sera, vorrei ringraziare gli organizzatori per aver scelto la nostra location, un'antica masseria dei gesuiti del 1820 che abbiamo ristrutturato in diversi anni, devo dire, non in poco tempo, e quindi siete tutti i nostri graditi ospiti. Il responsabile di area per quanto riguarda l'organizzazione del concorso Miss Cinema, una ragazza per il cinema, lui è Lucio Perrone. Buonasera Lucio. Buonasera, niente, io sono contentissimo di avervi tutti qui, anche perché guardandomi intorno vedo anche tantissimi amici, quindi mi fa particolarmente piacere che condividere questo momento di relax, di bellezza e di moda, perché adesso poi dalla parte artistica della giuria abbiamo degli stilisti importanti che ovviamente si hanno deciso di collaborare con noi nella realizzazione di questa serata, per cui niente, grazie a tutti di essere venuti e un buon divertimento. Allora, subito intervisterei la signora Maria Teresa Bagordo, che rappresenta qui questa sera Casa della Sposa, un partner importantissimo, perché le ragazze indosseranno proprio quello come abiti da sera, diciamo. Prego signora. Grazie per questa manifestazione che avete fatto e che mi avete invitata, e sfideranno i miei abiti da sposa e che spero che piacerà a questo pubblico. Grazie signora Bagordo. Che Davide Calcagnile, responsabile aziendale comunicazione web. Buonasera Davide. Buonasera, grazie innanzitutto per l'organizzazione. Volevo dire che l'azienda è felice di partecipare a questa manifestazione di moda e di bellezza, e comunque sarà presentata la collezione Beach, quindi siamo lì di farvela vedere, appunto. Perfetto. Grazie. Allora, due parrucchieri. Grazie a tutti, buonasera. C'è stato un grosso lavoro dietro le quinte per poter preparare questa serata. Sono molto contento e orgoglioso di aver collaborato anche con il Centro Salentino Acconciatori, che ha acconciato tutte le ragazze che sfideranno, che hanno già sfidato. E sono molto contento di avere accanto a me, presento io, che sta qua vicino a me, Carlotta Enrichi, che quale modella più adatta non poteva esserci questa sera, perché proviene dalle selezioni di Miss Mondo e ha avuto una piccola parte nel film di Özpetek, che è stato girato in questi giorni a Lecce, per cui l'abbiamo invitata per poter fare da giuria artistica. 21 anni da Francavilla Fontana. Thank you.
Allora Luciano, io intanto ti ringrazio perché la tua collaborazione è stata preziosa, te lo dico a titolo veramente personale, tu sai perché, hai curato il Molucco questa sera. Ma vuoi spendere qualche parola a titolo proprio del CSA, tu che rappresenti appunto come vicepresidente tutto lo staff? Il CSA è nato 23 anni fa e si evolve giorni nell'interesse della categoria. Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro e quindi sono tutti volontari ed è teso nel loro lavoro gratuitamente. Abbiamo tanti allievi. La moda sposa europea ed extra europea. Di Lecce. Oggi è stata una giornata all'insegna del lavoro ancora una volta, perché avete lasciato il vostro atelier per rappresentare questi splendidi abiti, avete vissuto le emozioni anche delle nostre modelle, ma ne valsa la pena? Secondo me ne valsa molto la pena. Non ci sarebbe da aggiungere altro. Vogliamo dire un attimino i tessuti che abbiamo scelto per questi abiti? Dunque, i tessuti sono il chiffon e il... Siamo insieme allora, Anna Maria Palma, Donatella Palma. Ah, non ci sono, ah, ecco perché. Ritira. Invece. È una ragazza che tra i pregi annovera quello della pazienza, mentre decreta come difetto la timidezza. Chiedete un pregio, dice, sono simpatica, ma al contempo anche molto spacciata. Un difetto, aggiunge, tutto questo mi porta ad essere molto ostinata. Sua ipercriticità. Di essere troppo loquace. Ma al contempo compiange la sua timidezza. Un difetto. Sono disordinata. Un pregio, perché è molto determinata. Lei è una ragazza solare. Grazie!
personalizzato in base alla figura della donna, quello che tutte le donne vorrebbero. Mani Angela Cremis, eccola qui! Buonasera, buonasera a tutti. Io ringrazio innanzitutto Lucio Perrone che mi ha dato la possibilità di essere qui con voi questa sera. Ringrazio le modelle perché sono state delle ragazze splendide e disponibili. E grazie a Patrizia perché mi hai saputo ben presentare. Guarda, io penso che con questi grossi marchi, questi grossi partner che abbiamo avuto stasera, te in qualità di Creazioni Cremis e Casa della Sposa, con la signora Bagordo che abbiamo avuto qui accanto, non c'era bisogno di dire altro. I vostri capolavori parlano da soli, non è un modo di dire, veramente. Oltre al fatto che abbiamo scoperto delle splendide persone in voi. Grazie, va bene? Grazie di tutto. Non aggiungo altro. Grazie per essere qua. Buona serata, buon proseguimento. Grazie, grazie. Alla numero 20, Giorgia Caricato! Una fascia che si somma all'attestato di Miss Sorriso, già ricevuta. Numero 18, Laura Maddalena Taran, seconda classificata. Sta qui questa sera. E tra l'altro la prima classificata riceve il trofeo, una targa con l'intestazione Cremis e Casa della Sposa. Devo soltanto dire il numero e il nominativo? È proprio vero, è finito tutto? Ma no, ricominciamo da capo, dai! Vince la fascia di prima classificata, una ragazza per il cinema 2013, la concorrente con il numero 23, Serena Marrocco! Serena, eri sempre l'ultima, ma non ultima, ti ha portato bene! Eri la 17ª di questo gruppo! Io non ho notato questa peculiarità, questa garanzia! Look around, with my hips, and listen to the sound of my heart.
I'm not going to be able to do it.